Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo con Gianluca Landolina, che è CEO e Managing Director di Cellnex Italia, che è leader nel settore delle infrastrutture e delle telecomunicazioni. Oggi con Gianluca Landolina parleremo di 5G, questa quinta generazione di rete mobile che ha così fatto tanto discutere e di cui si conosce ancora effettivamente molto poco. Prima di iniziare avrei voluto chiedere al nostro ospite un po' di presentarsi, raccontarci un po' quelle che sono le sue passioni e soprattutto cosa l'ha portato in questo settore. Sì, buonasera a tutti e grazie, molte grazie di questo invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. Io lavoro nelle telecomunicazioni dal 99 più o meno, quindi sono 20, 22 anni fatti, ho 51 anni, ho una formazione da ingegnere negato, nel senso che sono laureato in ingegneria, ma poi riciclato in economia con un MBA. In Bocconi e poi ho intrapreso la via, ho lavorato per un operatore telefonico esattamente nel periodo del suo startup per Wind, nel mondo finance di Wind e poi da lì poi sono arrivato e sbarcato in Cellnex che nel 2015 in Italia, quindi agli albori, anche dello sviluppo internazionale di Cellnex. Oggi l'Italia era il primo paese dove Cellnex si espandeva dopo la Spagna, oggi siamo presenti in 12 paesi. Cellnex è un gruppo quotato, è il leader, come diceva lei, è il leader delle infrastrutture e telecomunicazioni in Europa, capitalizza un po' più di 36 miliardi di euro, ha degli azionisti principali, poi il grosso è flottante, il secondo azionista principale peraltro è italiano. L'headquarter è in Spagna, ci occupiamo di infrastrutture e telecomunicazioni, quindi quei pali più o meno, direi bruttini, che si vedono sui tetti dei palazzi o nei campi di carote, ma poi ci occupiamo anche, siamo leader in Europa per la progettazione, implementazione e gestione di coperture cellulari, microcellulari, di alta precisione, altissima efficacia e a bassissima emissione elettromagnetica, con antenne praticamente invisibili all'occhio umano. Un esempio sono la metropolitana di Milano, lo Stadio Olimpico, Juventus Stadium, Stadio Meazza, ospedali come il Niguarda, per far capire il livello di elettromagnetismo che è praticamente prossimo allo zero, Campovolo, la Music Arena Outdoor e così via. Oppure centri storici, Erice, UNESCO o Ortigia, il quartiere barocco protetto UNESCO di Siracusa e via dicendo. Oggi siamo in Italia, siamo il principale operatore di infrastrutture indipendente con circa 20, oltre 20.000 torri, 24.000 punti di presenza, sommando anche le microcelle, e il secondo in assoluto. Ecco, parliamo di 5G. Cosa è il 5G e quali sono i concetti chiave per definirlo? Il 5G, come ha ben detto lei, è la telefonia cellulare di quinta generazione. Quindi siamo andati dal GSM al 2, andati dal 2G, 3G, 4G, oggi siamo al 5G. Con il 5G c'è uno spartiacque nell'evoluzione della tecnologia e del modo di fruirne anche, del modo di pianificarla e progettarla. L'intelligenza che fino al 4G, l'intelligenza di gestione della rete che fino al 4G è stata, tra virgolette, più o meno ferma nelle grandi centrali degli operatori telefonici, con il 5G questa intelligenza viene spinta in periferia e arriva nelle torri, arriva nelle antenne. Le antenne diventano dei computer. Questo permette di, diciamo, esalta ancora di più la sostenibilità di fruizione che ha già il 4G. Nel 3G, per esempio, c'era una emissione incontrollata a 360 gradi. Il 4G già permette, con delle soluzioni software, di andare a direzionare il segnale da parte dell'antenna soltanto dove c'è il cellulare
il mio cellulare che lo chiede. Questa cosa qua ottimizza tantissimo, pensate all'impronta di carbonio, di quanto si possa ridurre. Il 5G esalterà ancora di più la sostenibilità da questo punto di vista, pretenderà una maggiore capillarità dei punti di emissione, ma ricordiamoci che più capillari sono i punti di emissione e meno emette l'antenna e quindi meno onde elettromagnetiche avremo. L'intelligenza, abbiamo detto, viene portata sul territorio e quindi, per esempio, si parlerà, grazie al 5G, si parlerà anche di mobile edge computing. Quindi avremo dei mini data center, dei minuscoli data center già presso la torre di telecomunicazioni. E quindi oggi, se io volessi collegarmi a WhatsApp, il mio cellulare manda un segnale all'antenna che va ovunque io sia in Italia. Va tendenzialmente alla centrale o tendenzialmente a Milano dove è collegata con il server di WhatsApp e poi torna, se io sono ad Agrigento o a Lampedusa, torna a Lampedusa, se sono ad Aosta, torna ad Aosta. Con questi mini data center, col Mac, con un mobile edge computing, questa roba qui avviene praticamente localmente. Per questo si dice che si abbatte il tempo che intercorre tra la disposizione dell'ordine e la sua esecuzione, si chiama latenza. La latenza è il tempo che intercorre appunto tra quando io dispongo l'ordine e quando l'ordine va eseguito. Grazie a questo drastico abbattimento di latenza, le soluzioni e le possibilità di applicazioni diventano pressoché infinite. Vuole condividerci qualche esempio di applicazione, magari appunto dove magari l'applicazione ha portato anche delle soluzioni migliori, in questo caso appunto di reti, connessioni? Allora, sì, con grande piacere, oggi possiamo parlare della pianificazione di queste applicazioni. Non scordiamoci che il 5G è una cosa molto giovane, il 5G è un bambino ancora. Un'Italia coperta 5G ancora non esiste, in maniera adeguatamente coperta in 5G oggi non esiste. E quindi delle applicazioni che massivamente sfruttino la possibilità che ancora non è completa, non ci sono, ma sono in fase di rollout. In alcuni casi ci sono dei test talmente ampi e completi da rappresentare una vera applicazione. Io posso fare degli esempi, per esempio, noi per esempio nel nostro abbiamo un test plant in Spagna dove stiamo testando e stiamo già eseguendo e gestendo la guida autonoma dei veicoli. Voi immaginate cosa significhi avere un ostacolo improvviso e sterzare o frenare. Lì la latenza, pensate quanto importante sia. Bene, in questo caso la guida autonoma è possibile soltanto con una latenza battutissima. Si parla di interventi chirurgici a distanza, io non mi spingerei già così oltre. Saranno assolutamente possibili. Pensate, quando l'intervento, diciamo, viene pianificato e viene eseguito come la pianificazione, è tutto ok. Normalmente l'esecuzione è sempre leggerissimamente diversa dalla pianificazione, ci sono i problemi che vanno gestiti, l'abbattimento della latenza è di fondamentale importanza, ne va una vita umana. Ma a parte questo, anche la diagnostica è remoto. Non necessariamente dobbiamo pensare alle cose complicate, agli interventi remoto, ma anche al fatto di avere il migliore dei dermatologi, il migliore dei medici specialisti in Canada e farsi fare una diagnosi sempre dalla Lampedusa di cui prima, no? Domani sarà assolutamente possibile. Questo non solo per la latenza, perché oggi con l'evoluzione tecnologica che stiamo vivendo e che andrà sempre più di pari passo con l'evoluzione delle telecomunicazioni, si parla già tanto di realtà aumentata e di realtà virtuale. La realtà aumentata unita alla realtà virtuale, unita ad una grande capacità trasmissiva, perché anche questo garantirà il 5G, non soltanto l'abbattimento dei tempi, ma anche l'aumento ancora maggiore della quantità di dati trasferibile da un posto all'altro della Terra. Tutto questo permetterà, per esempio, diagnostica di altissimo livello con qualità superiore a quella fatta in situ. Cioè io con i miei occhi avrò una completezza di visione del contesto, sia cioè il contesto un cane per una diagnosi veterinaria, un essere umano per una diagnosi medica standard, un ingranaggio del motore di una nave
per una diagnosi meccanica, avrò una completezza di immagini per cui lo specialista potrà trovarsi ovunque egli voglia, ovunque egli possa nel mondo, in maniera differita e scorrelata da dove si trova l'elemento da osservare. E anche questo alla fine migliorerà grandemente la qualità della nostra vita. E, ecco, prima si accennava anche a tutti quei problemi, non solo di natura tecnica, ecco, più sfide che problemi che ovviamente missioni del genere comportano. A livello, ad esempio, mi verrebbe da chiedere di team, di relazioni, di gestione di più parti, non solo interne ma anche esterne, come risolvete queste sfide? Beh, quella diciamo che si risolve a prescindere dal 5G, lo trovo il modo, cioè, ci sono dei modi, non c'è il modo, ci sono dei modi giusti, dei modi sbagliati di risolvere le cose e le gestioni nelle interazioni sociali che prescindono dall'evoluzione tecnologica del contesto in cui si applicano. Normalmente le posso dire, posso condividere quello che faccio io, è che il modo migliore per avere una squadra compatta è quella di condividere gli obiettivi. Nel momento in cui l'obiettivo viene espresso in maniera chiara, viene condiviso in maniera che non lasci dubbi né incertezze sulla corretta e completa condivisione, tale da fare una squadra di 10 persone. Non un insieme di 10 obiettivi più o meno differenti, ma 10 persone che spingono e che convergono sullo stesso unico obiettivo dell'unica squadra. Questo è il modo migliore per far lavorare bene e produrre una squadra di 10 persone, molto più della somma del lavoro di 10 persone. Ecco, il 5G è un ruolo in termini proprio lavorativi, competenze professionali, è un ruolo che si può applicare solamente a ingegneri o designers o richiude anche più figure professionali? No, guardi, faccio un esempio di adesso. Selnex ha avviato, anche noi facciamo i nostri bravi test in Italia, ma amiamo fare i test non soltanto pro domo nostra, no? Per fare felice il tecnico che è in noi, ma anche perché se il test va bene, facciamo del bene, no? Al contesto nel quale il test è stato eseguito. Per esempio, abbiamo progettato in partnership con un operatore telefonico un sistema che mette insieme quel mobile edge computing di cui parlavo prima, con una piattaforma proprietaria Sendnext, una realtà, un software degli apparati, dei device di realtà aumentata e realtà virtuale, in un contesto in un istituto di formazione. La vera DAD che offre in remoto delle esperienze di apprendimento superiori a quelle che si possono avere in classe, in presenza, abbiamo cercato di ricrearla nel centro ACE, di Roma, che è un istituto di formazione secondaria e universitaria, la parte universitaria in partnership con Politecnico di Milano. Lì è un progetto un po' visionario, nato, pensato con il partner della realtà aumentata, l'operatore telefonico, noi e l'Istituto ELIS, e che sta funzionando, direi, perfettamente. Questo è un esempio. L'arte, se immagini cosa possa significare analizzare un'opera d'arte con la vista che è sempre limitata dell'essere umano, oppure con un effetto che ne aumenta la qualità di analisi di 10 volte, dato dal connubio tra realtà aumentata e realtà virtuale, no? Un dipinto che debba essere analizzato per capirne il potenziale autore, o che debba essere restaurato, che quindi deve essere prima analizzato per impostare la fase di restaurazione più appropriata. Non dimentichiamoci della comunicazione. Il modo di fare cronaca, il modo di fare comunicazione con il 5G non è che cambierà perché è un flagello, diciamo, divino, no, però la vedo come un'opportunità. Potrà cambiare, potrà stravolgersi positivamente. Molto interessante.
Quindi di conseguenza cosa possiamo consigliare alle persone che vogliono investire le proprie competenze o i propri orientamenti professionali in ottica 5G? Guardi, io consiglierei quello che da qualche anno consiglio a chiunque, indipendentemente dal 5G. Perché dopo il 5G ci sarà il 6G. Sono già in corso le prime sperimentazioni 6G, anche se abbiamo detto che in Italia una rete completa 5G non esiste. Oggi la digitalizzazione cosa fa? Cambia e stravolge il mondo del lavoro. Moltissimi si preoccupano, tantissimi altri ne sono felici. Perché sicuramente anche il manager potrà essere teoricamente sostituito da un software di intelligenza artificiale. Ma in realtà ciò che succede, che sta succedendo e che continuerà a succedere è l'evolversi, non l'eliminazione di alcuni lavori e la nascita di altri, ma sta già succedendo l'evolversi del modo di lavorare e la nascita di nuovi lavori. Quindi vuoi fare il critico d'arte, vuoi fare il cronista, il medico, vuoi fare il docente, devi fare il cronista, il medico e il docente, ma accoppiare alla tua competenza di merito specifico anche quella digitale, perché tu ne avrai un vantaggio, perché la tua vita sarà più comoda, perché la vita delle persone con cui ti interfaccerai sarà molto più comoda, perché potrai mostrare in maniera estremamente più chiara e completa e esaustiva il frutto della tua comunicazione, sia la comunicazione alla docenza, sia la comunicazione alla diagnosi di un medico, sia la comunicazione all'articolo di cronaca o qualsiasi altra essa possa essere. Prima di salutarci, le volevo chiedere se c'è qualche ultima riflessione o considerazione di chiusura che vuole lasciarci prima di salutarci, ecco. Sì, viene specifica dal momento che stiamo vivendo, no? Noi stiamo uscendo da un periodo tragico che è quello della pandemia, non ne siamo ancora usciti. Davamo per scontato di esserne fuori qualche settimana fa, ora stiamo rivedendo, siamo a fine luglio, stiamo rivedendo un aumento dei contagi. Ecco, pensate a quanto l'evoluzione digitale incredibile che abbiamo permesso a noi stessi di vivere nell'ultimo anno, tantissimi di noi non avevano mai preso un telefonino in mano, non avevano mai acceso un computer, alcuni non erano mai entrati in internet. No, pensate a tutta questa cosa che ci siamo costretti, a cui ci siamo costretti, quanto ha permesso la gestione di una simil normalità e ha permesso di vivere la tragedia in maniera in fondo, molto più accettabile, che in condizioni normali. Bene, l'evoluzione digitale serve a questo, serve a limitare i problemi, serve a far esplodere le opportunità. Non sottovalutiamone le potenzialità e cerchiamo di abbracciarla senza ansia, ma gradualmente, piano piano, ma sempre di più.